Arrivando a Caltanissetta, così come avviene in tutte le città siciliane, viene l'angoscia, tutto chiuso, tutto deserto, le attività commerciali vuote, i manichini nudi con la stampa Sicilia Zona Rossa. Con noi il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Il sindaco è sempre stato contrario alla Zona Rossa in Sicilia. Eh sì, perché i numeri, il coefficiente RT della settimana scorsa era sicuramente più basso del coefficiente necessario per la zona rossa, e quindi da lì ho protestato contro il provvedimento del governo. Questo è l'effetto. L'effetto è questo qui, i negozi sono chiusi durante il periodo degli sconti, fra l'altro, quindi la possibilità che avevano i commercianti, soprattutto di abbigliamento, ma anche di altri generi, per esempio i negozi di mobili, cioè, ci sono tutta una serie di categorie merceologiche in questo momento chiuse, e sinceramente è preoccupante. Noi abbiamo approfittato anche per fare dei lavori, perché una volta che, per esempio, il Corso Vittorio Emanuele, il grosso dei commercianti che si occupa di abbigliamento, di calzature, in questo momento non può lavorare, stiamo revisionando il basolato, per cui vediamo se ci facciamo trovare pronti fra una settimana con la strada in perfetta efficienza, sperando che non ci siano ulteriori provvedimenti da parte del governatore. Io so che fra l'altro dovrebbe fare una conferenza stampa e comunicare qualcosa, quindi vediamo cosa hanno escogitato questa volta alla regione. Sindaco, se dovesse essere prorogata la zona rossa sarà un disastro. Sostanzialmente sì, perché lei deve considerare che già questi 15 giorni di chiusura in questo momento, durante, ripeto, il periodo dei saldi, avrebbero consentito ai commercianti di quantomeno andare a compensare gli assegni che hanno fuori. Io non sto dicendo di guadagnarci, ma obiettivamente dico quantomeno andare a riprendere le spese. Se questa situazione va a continuare, sicuramente sarà un disastro totale. Io ho veramente paura che qua poi a fine Covid resteranno veramente ben poche aziende aperte. Gli incontri con gli assessori regionali alle attività produttive Turano e al bilancio Armao daranno qualche riscontro positivo alle attività commerciali? Allora, riusciremo forse a limitare i danni, perché il riscontro positivo sarebbe riaprire in condizioni normali, però è chiaro che questo in questo momento non può avvenire. Noi con l'assessore Turano abbiamo concordato una linea di intervento su un asse di cui avevamo già a disposizione su Agenda Urbana, sono circa 2 milioni e mezzo. Che sono disponibili per le aziende, e ci sarà un nuovo click day da parte dell'assessorato attività produttive, ma questi fondi sono solo sulla città di Caltanissetta, quindi sono riservati a tutte le aziende di Caltanissetta che sono state colpite dal Covid. E questa è l'iniziativa che noi ringraziamo l'assessore Turano perché ci ha voluto sentire prima, quindi andare a stabilire quali sono i codici Ateco interessati e le aziende interessate. La cosa che abbiamo fatto pure noi è parlare con le aziende, perché nella giornata di ieri abbiamo fatto un incontro con le associazioni di categoria, che ci hanno dato loro le linee guida, perché è giusto così, cioè noi partiamo da chi il problema lo soffre e lo soffre in maniera pesante per capire come intervenire. Quindi loro ci hanno dato le linee guida e noi queste linee guida le andremo a trasferire all'assessore Turano lunedì mattina. Sindaco, è anche importante un'altra cosa, perché la prima volta che lei si è arrabbiato in diretta col presidente Musumeci l'hanno accusata di essere per partito preso contro il governo, perché lei è del Movimento 5 Stelle. Lei invece nell'ultima diretta ha detto: io non risparmio nemmeno il governo centrale, perché comunque il ministro Speranza poteva non accontentare il presidente Musumeci. Esattamente, è proprio così. La penso così. Io quando ci sono dei provvedimenti che vanno contro la mia città e contro i miei concittadini, io vado contro chi fa questi provvedimenti. L'ho dimostrato anche per il discorso delle scorie nucleari, che sono stati individuati dei siti, uno in provincia di Caltanissetta e uno vicinissimo ai comuni del Vallone, come Marianopoli e altri comuni là vicino, perché si tratta di basse madonie. Ho attaccato il governo centrale, perché quando si fa il sindaco bisogna rispettare i propri cittadini e tutelare i propri cittadini al di là delle appartenenze politiche. Musumeci qua ha sbagliato perché obiettivamente ha ceduto nella richiesta, per cui nella richiesta, andando a chiedere una zona rossa senza giustificazione, ovviamente il governo ha dovuto accettare a torto collo
anche questa situazione da parte del governo. Per cui assistiamo a una cosa veramente stranissima, mentre da una parte la Lombardia fa pressione e riesce a ottenere la cancellazione della zona rossa, dall'altra parte Musumeci invece che dovrebbe avere la zona arancione chiede la zona rossa. Dico, al di là di tutto, ormai questa è la situazione, noi dobbiamo rispettare le disposizioni delle norme, perché voi lo sapete, i nostri concittadini sono rispettosi. C'è una piazza deserta in questo momento, non c'è nessuno, non c'è nessuno che sta a parlare con l'altro, a passare tempo. La gente è a casa, effettivamente rispetta le norme, noi le abbiamo rispettate e paghiamo per gli altri, non mi sta bene. Tornando ai lavori, alle mie spalle, come abbiamo detto, alle nostre spalle state rifacendo il basolato, ma in questi giorni siete anche impegnati nel cantiere del quartiere Provvidenza, nei vari cantieri a Santa Barbara. Comunque la macchina amministrativa va avanti, anche se per il resto è tutto chiuso. Per fortuna non hanno bloccato i codici Ateco dell'edilizia, quindi tutti i lavori che in questo momento procedono normalmente. Abbiamo approfittato non per rifare, per revisionare il basolato in alcuni punti in cui è stato ceduto, era ceduto, e quindi stiamo approfittando della chiusura dei negozi proprio per contemperare questo tipo di attività. Come abbiamo detto prima, alle nostre spalle state revisionando il basolato di Corso Vittorio Emanuele in attesa della riapertura dei negozi, ma ci sono anche aperti i cantieri alla Provvidenza, a Santa Barbara, quindi comunque almeno la pubblica amministrazione, i lavori pubblici vanno avanti. Per fortuna non sono stati bloccati i codici Ateco dell'edilizia, per cui tutto ciò che è stato programmato in precedenza, programmato dalle precedenti amministrazioni e da noi stessi, lo stiamo portando avanti. Qua stiamo approfittando della chiusura dei 15 giorni forzata delle attività commerciali per revisionare il basolato e dare meno fastidio possibile proprio agli esercenti. Per quanto riguarda tutto il resto dei lavori, abbiamo fatto un giro, l'altro giorno l'abbiamo fatti vedere. C'è una quantità di lavori notevole. Abbiamo valutato che in questo momento tra lavori in esecuzione programmati e da appaltare ci sono circa 40 milioni di euro, che devo dire è una bella iniziativa, perché la città comincia a prendere il respiro. E soprattutto le imprese lavorano, noi andiamo a revisionare quello che c'è da revisionare in questo momento, però stiamo facendo anche una bella programmazione a fondo sulle nuove politiche di sviluppo della città. Per cui da questo punto di vista, come lo studio strategico del Parco Mondiale della Dieta Mediterranea, quello è una cosa su cui stiamo lavorando in maniera notevole, perché quello porterà sicuramente dei risultati importanti. Sindaco, un'ultima domanda, tornando all'eventuale proroga della zona rossa. Se ciò dovesse accadere, lei si farà sentire col presidente Musumeci questa volta? Chiaramente sì, come ho già fatto prima, lo farò anche questa volta. La prima volta, le devo dire, avevo ottenuto già quando ho levato la mia protesta, sia nei confronti di Musumeci sia nei confronti di Orlando, perché Orlando ha chiesto come sindaco di Palermo la chiusura della zona rossa per tutta la Sicilia. E infatti ho detto: si guardi la sua città e noi ci guardiamo la nostra. Subito dopo ho ottenuto che cosa? Sia l'uno che l'altro dissero: il dato va territorializzato, ma ciò non è avvenuto. Allora io dico: se non, le, il coefficiente RT non è idoneo per dichiarare la zona rossa, io chiedo al Presidente della Regione di non dichiarare la zona rossa, di non chiedere la zona rossa, di non andare avanti da questo punto di vista. Però perché? Perché ci sono città virtuose. Non dico solo la nostra, per esempio, noi nella provincia di Caltanissetta abbiamo circa, se non erro, sono 6 piccoli centri che sono Covid-free, cioè non c'è neanche un caso. Cioè non è una cosa che c'è un positivo su, no, ci sono dei piccoli centri che non hanno neanche un positivo. Per cui dico, bisogna tenere conto di questo. Se il coefficiente RT è sotto la soglia, io penso che la cosa da fare sia lasciare la zona arancione e dichiarare zona rossa soltanto quei centri dove c'è il problema.